8 agosto 2011, una data importante per il calcio di Chioggia. Nel libro della storia del calcio della nostra città si apre un nuovo capitolo, dal titolo Ancora riuniti. Perché oggi le squadre della nostra città tornano ad essere unite sotto una unica bandiera. C'è un'unica squadra che ancor di più rappresenta tutto il territorio. Questa squadra, che vuole rimettere insieme tutti, è la Clodiense. È davvero una curiosa analogia tra la squadra nuova che guida la città da un paio di mesi, questa nuova squadra che nasce oggi e che però dice di una tradizione che continua. È una nuova squadra che nasce con la stessa maglia di un tempo, che è stata fino a ieri, e credo che questo sia molto importante per dire che è la squadra della città e come tale la dobbiamo sostenere. 8 agosto 2011, data importante perché il calcio locale, oltre a presentare il suo nuovo volto, ritorna ad operare per un grande progetto che può avere un grande futuro, per e non contro. Ritorna a lavorare per il blasone unico del calcio del comune di Chioggia. È stata presentata al bar Indiga del presidente Ivano Bosco Lobielo l'intera rosa della squadra, i dirigenti e lo staff tutto. La serata poi ha previsto la conferenza stampa nella terrazza panoramica. I rappresentanti della stampa hanno posto agli addetti ai lavori i quesiti maggiormente richiesti dai tifosi e hanno approfittato anche della presenza del sindaco e i rappresentanti della giunta comunale per conoscere il loro impegno in favore del calcio. L'imprenditore, ma l'uomo di calcio, che crede ancora tantissimo a questo sport che unisce e che appassiona. Questa nuova avventura per me è una sfida che accolgo bene e cercheremo da oggi di partire, di migliorare sempre il meglio, sempre il meglio. Vicepresidente, nonché uno dei maggiori sponsor della Chioggia Sottomarina, presidente della Sottomarina Lido, ed ora c'è questa avventura affascinante. Che sensazione ti fa essere il nuovo presidente della Clodiense? Ho tutto un record, quindi sono stato sulle tre squadre della mia città. No, la situazione è una cosa importante, sono cosciente che essere il presidente per la prima volta di una nuova società è una cosa importante. Anche per questo sarà un impegno maggiore che metto me e tutti i miei collaboratori perché le cose vadano nel verso giusto. Ma io sono molto soddisfatto del fatto che un imprenditore importante abbia deciso di spendere il proprio tempo e la propria volontà per poter riportare questa squadra ai più alti livelli. Purtroppo si riparte dall'eccellenza e speravamo si potesse ripartire dalla Serie D, ma circostanze non imputabili a nessuno hanno fatto sì che così fosse. Siamo convinti che comunque dall'eccellenza si possa ripartire con grande forza per poter far sì che questa squadra riesca a raggiungere le serie più importanti e possa magari di pari passo con questa amministrazione riuscire a fare rinascere questa città. L'abbiamo definito in fase di presentazione, ex giocatore di Serie A, grande esperienza dirigenziale in particolare con il Venezia, arriva qui alla Clodiense come consulente tecnico, una grande amicizia con il presidente e quindi c'è anche un pizzico di emozione, Andrea Seno, ad arrivare qui a Chioggia. Mi lega questa amicizia, c'è questo progetto dalla presenza che vedo dell'amministrazione, tifoseria, quindi che parte in maniera già importante. E le strutture, i ragazzi del settore giovanile, tutto fa ben sperare. Persone serie come Ivano, che è uno dei pochi che investe comunque in questo settore del calcio, che ultimamente, come ben sappiamo, è difficile trovare imprenditori. E quindi io metto a disposizione la mia esperienza, ma anche il mio entusiasmo, perché tutto, come tutte le cose che nascono dopo 12 anni di Venezia, cominciare un'avventura di questo tipo secondo me era proprio quello che ci voleva. Due società, due storie si sono riunite ancora, con l'auspicio che un'unica bandiera ci possa ancora riscaldare tutti assieme.